l'intento anche della partecipazione a questo bando è stato soprattutto quello di ridare a questo impianto la centralità che purtroppo negli ultimi anni aveva perso. Pinguino Nuoto, Pescara Pallanuoto, Club Acquatico e Gollum Climbing Academy sono le quattro associazioni sportive che si sono aggiudicate la gestione delle piscine Le Naiadi. Dopo l'incontro con l'assessore Mauro Febbo e la firma sul contratto partirà la nuova avventura dell'impianto sportivo pescarese. Dando il cronoprogramma lo stiamo rispettando, c'è stata l'aggiudicazione provvisoria chiaramente perché c'è un iter normativo che va rispettato, speriamo che si vada verso l'assegnazione definitiva che avverrà penso nella prima decade di giugno. Nel frattempo come regione abbiamo riacquisito l'immobile, devo ringraziare la curatela fallimentare che è stata disponibile, veloce e puntuale e quindi abbiamo iniziato finalmente i lavori di interventi manutentivi sulla caldaia, sui tubi, insomma ciò che c'è bisogno di fare. Noi siamo diciamo, a favore di un'apertura il più presto possibile perché l'utenza ha subito già dei grandi disagi in questo periodo con un apri e chiudi continuo e quindi noi eravamo proiettati per il 1° luglio, così come riportava il bando, ma se dobbiamo aprire prima, lavoretti permettendo, insomma siamo ben felici di farlo. Capitolo a parte invece è dedicato al lavoro e ai dipendenti delle piscine Le Naiadi. Dalla Pinguino fanno sapere che saranno valutate tutte le posizioni con priorità per chi già opera all'interno dell'impianto sportivo. Apriremo un confronto, io ho un impegno che spero di poter rispettare nei confronti dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che il personale che ha avuto già delle vicissitudini non buone rispetto alla presente gestione venga ricollocato. Era un impianto che assorbiva delle risorse, un numero di risorse notevole. Noi sicuramente daremo la priorità a chi già lavorava all'interno della struttura, che significa che verranno valutate tutte le posizioni che erano presenti all'interno della struttura, verranno valutati i titoli, le competenze e loro avranno la priorità rispetto ad altri.